Allora, nell'uso dei prefissi per indicare multipli o sottomultipli, abbiamo visto che c'è una zona in cui si va sia sopra che sotto, che però è limitata. Quello che succede nella realtà fisica, quando uno va a studiare o cose infinitamente grandi o cose infinitamente piccole, è che questo excursus tra il tera, che è il più grande che abbiamo visto, e il picco, che è il più piccolo, non basta. Quindi quella dei prefissi è una cosa comoda da imparare tutto quanto, però la cosa veramente risolutiva è questa benedetta notazione esponenziale scientifica. Cosa vuol dire notazione? Notazione è una parola italiana che vuol dire il modo con cui tu indichi, la forma con cui tu indichi, annoti una certa cosa, no? E se un numero lo annoti, lo indichi usando l'esponenziale, cioè una potenza di 10, ti risolvi tutti i possibili problemi di grandezza o di piccolezza delle cose che stai valutando ed indicando e misurando. Cosa vuol dire? Una cosa semplicissima in pratica, poi magari bisogna fare attenzione facendo i calcoli, si possono fare errori, però la cosa sta in questi termini. Prendiamo per esempio il numero stupidissimo dei giorni dell'anno, 365. Ora, 365 si può scrivere così, che come è scritto normalmente, ma sapete anche che si può scrivere in questa maniera. Io prendo 3,65 e lo moltiplico per 10 alla 2, cioè 100, è la stessa cosa. In questo caso fa ridere, perché una cosa che è scritta in maniera molto semplice diventa una cosa apparentemente un po' più complicata. Però la cosa invece torna utile quando i numeri sono molto grossi. Per esempio, la distanza Terra-Luna. Distanza Terra-Luna sono scusate, no, diciamo la distanza Terra-Sole, che è molto di più. Sono circa 150 milioni di chilometri, ok? Ora, già scrivere 150 milioni, anche se lo faccio, diciamo, in maniera tradizionale, metto i miei bravi 6 zeri, è una cosa antipatica. Però se per caso nei miei calcoli io devo portare tutto in metri per problemi di compatibilità tra unità di misura, capite che devo aggiungere altri 3 zeri. Non mi basta una calcolatrice per tanti numeri così. È un numero che comincia a essere molto grosso, non è più il 365. E allora come lo faccio diventare il 150 milioni? Il trucco è semplicissimo. 150 milioni, così come è scritto, avrebbe una virgola, dopodiché ci sono i decimali, a destra dell'ultima cifra, quella dell'unità, no? La virgola qui non c'è perché non riporto i decimali, però se la dovessi mettere è qua. Se io la sposto indietro di 8 posizioni, finisce qua davanti, io ho 1,5, poi non sto a mettere gli altri zeri, no? Poi vi dico anche perché. Io ho fatto camminare all'indietro la virgola per 8 posizioni. La virgola camminando all'indietro mi ha fatto diventare il numero sempre più piccolo. Capite che 1,5 è 100 milioni di volte più piccolo di 150 milioni. Ora, se io ho fatto diventare piccolo questo numero, per compensare lo devo moltiplicare per un 10 elevato a questo punto 8, perché 8 sono i salti che ho fatto fare alla virgola. Capite che scrivere 1,5 per 10 alla 8 km è un po' più semplice che scrivere tutta questa roba qua. Se poi voglio passare in metri, ancora meglio. Io lascio sempre l'1,5, cambio soltanto la potenza di 10. Perché? Perché devo aggiungere, se passo in metri, devo aggiungere 3 zeri. 3 zeri vuol dire che l'8 disponente, 8 più 3 fa 11. 10 alla 11 metri. Sempre sul piccolo io indico un numero enorme, perché sono 150 miliardi di metri. È una roba che sta con pochi caratteri. E lo stesso succede anche con i numeri piccoli, ne faremo altri esempi. Vi dico solo una cosa, c'è una curiosità che si studia in fisica. La stima nell'universo conosciuto, cosa vuol dire l'universo conosciuto? Quello che si riesce a vedere fino a 12-13 miliardi di anni luce, che è la distanza alla quale, andando man mano dietro nel tempo, non si riesce ad andare oltre, nel senso che magari c'è robe più lontane, ma le robe più lontane, la luce partita da lì, non è ancora arrivata a noi, perché l'età dell'universo è circa 13 miliardi di anni. E allora a distanze
massime che raggiungibili, si fa una stima di quante galassie ci sono, quante stelle ci sono in ogni galassia, eccetera, e viene fuori, poi magari faremo anche i conti per prova, viene fuori che la stima di tutti gli atomi che si trovano nel, mediamente nell'universo conosciuto è esattamente questo numero, esattamente, lo dico una stima, quindi è circa questo numero, 10 elevato a 80, che è un numero gigantesco, però capite che io con 1, 2, 3, 4 cifrette, due grandi e due piccole, riesco a raggruppare un concetto che è gigantesco. Il numero di atomi nell'universo conosciuto è una cosa gigantesca. Però vedete che usando le potenze di 10 e poi con i numeri più precisi della notazione esponenziale, io riesco a spaziare tra numeri giganteschi e numeri piccolissimi sempre usando pochi simboli. Prego, c'è una domanda. Quindi nella cifra ci sono 80 zeri? Sì, è come scrivere 1 seguito da 80 zeri.